corretti stili di vita, alimentazione. Lei, dottor Tumini, tutti i giorni tocca con mano quelle che sono un po' le problematiche, soprattutto dei più giovani. Come si deve intervenire? Beh, si deve intervenire con una prevenzione primaria, quindi facendo informazione, facendo divulgazione scientifica, cosa che è stata fatta mirabilmente oggi. Quindi questa iniziativa è davvero lodevole. È chiaro che le implicazioni sono importanti, non soltanto per lo stato di salute in sé dei giovani di oggi, quando saranno adulti, ma anche per la sostenibilità del servizio sanitario, perché è noto che le malattie croniche non trasmissibili, in particolare diabete, obesità, ipertensione anche, mettiamoci anche l'ipertensione, vanno prevenute sin dall'età pediatrica, in modo da ridurre il carico economico sul servizio sanitario tra 10, 15, 20 anni, altrimenti non sarà sostenibile, quindi perderemo universalità del nostro servizio sanitario e bisogna ricorrere probabilmente a assicurazioni private. Ecco, questo diciamo in termini macroeconomici, quello che viene previsto se l'andamento delle patologie croniche rimane in crescita esponenziale. I ragazzi, le loro emotività purtroppo le riversano appunto su una scorretta alimentazione. Allora qui stiamo facendo un discorso diverso, nell'ottica anche di quanto abbiamo previsto nella mozione approvata sui disturbi alimentari che qui in Consiglio, che prevedeva appunto una sensibilizzazione dei giovani a quella che è il controllo dell'emotività senza appunto utilizzare il cibo. Ecco che abbiamo organizzato questo incontro dove c'è stata una partecipazione attiva del liceo classico con i ragazzi più piccoli delle scuole medie e delle scuole primarie, l'intervento del dottor Tumini, che conosciamo bene, molto attento all'alimentazione, la professoressa Carla Antonioli, la nutrizionista Mariangela Presenza e anche la docente di italiano dell'Istituto Comprensivo 7, Antonella Caggiano, che in effetti ha rappresentato quell'in più dimostrando quanto sia importante invece sviluppare la propria emotività attraverso l'arte, evitando appunto dei comportamenti che poi possono diventare comportamenti problema.